Cari amici, ben ritrovati, siamo qui a Vidor, siamo al secondo weekend dell'ultracentenaria Fiera di San Giuseppe e siamo in compagnia del nostro amico sindaco Albino Crodiali. Albino, una sagra che di anno in anno si rinnova e che va sempre a confermare la promozione del territorio anche da parte del comune di Vidor. Sì, certo. Quest'anno abbiamo fatto qualcosa di nuovo, perché diciamo rinnovare qualcosa è sempre utile, perché anche le persone che vengono, che frequentano questa sagra, che ormai è centenaria, non è che sia nuova, quindi si parla di 400-500 anni di questa festa di San Giuseppe, noi dobbiamo sempre sentirci anche in obbligo di rinnovare qualcosa per attirare le persone, i turisti, perché è un avvenimento importante per il nostro territorio, per il nostro comune soprattutto. Noi la facciamo in due domeniche apposta, perché la prima festa la facciamo come San Giuseppe, sagra, con Luna Park. La seconda domenica invece vogliamo fare una fiera mettendo dentro le piante, fiori, diciamo di tutti i tipi, oltre che anche gli hobbisti che fanno parte del nostro territorio. E quindi anche esposizione di altri prodotti agricoli. Quindi è importante per noi rinnovare, modificare, e anche quest'anno abbiamo voluto un po' ampliare leggermente lo spazio che occupa. La giornata è stupenda, il sole risplende, sta arrivando tantissima gente, noi vi salutiamo, vi invitiamo per il prossimo anno a venirci a trovare, io e il sindaco vi auguriamo una buona giornata e andiamo a visitare questa splendida mostra. Certo, quest'anno siamo stati molto fortunati, perché due domeniche così favolose di sole e di caldo non ci aspettavamo da diversi anni, quindi ci auguriamo che il pubblico, le persone arrivino in gran numero, perché è bello partecipare a questa manifestazione. Noi siamo qui, io sono qua da questa mattina, quindi mi piace anche salutare le persone che conosco, e quindi è importante questo, partecipare insieme con gli abitanti e del territorio. Quindi noi auguriamo che la giornata continui, questa è la promessa che ci dà oggi, perché c'è un sole splendido, c'è nel nuvole non ce ne sono, quindi vuol dire che siamo veramente fortunati quest'anno. Abbiamo avuto degli anni veramente un po' tristi, non solo per noi come organizzatori, ma soprattutto per gli espositori, perché gli espositori che lavorano per fare questa manifestazione è giusto che abbiano il loro lavoro e il loro guadagno, questo fa parte del loro rischio, però diciamo è importante anche questo, perché la sagra, la fiera deve continuare ad esistere e sempre ampliarla sempre di più se possibile. Grazie a tutti quanti voi e buona giornata. Sindaco, noi ti ringraziamo dell'invito che ci hai fatto, certo. E ti auguriamo anche una buona giornata anche a te. Grazie a voi tutti. Yeah.